Salve ragazzi, io sono Mr. Maidan e oggi vi spiegherò come funziona il nuovo champion di League of Legends. Esso si chiama Bard ed è praticamente un nuovo support che proviene dal regno celestiale, ovvero lo spazio praticamente. Sì. È un champion che ha diverse abilità che hanno per la maggior parte CC, che sarebbe Crowd Control, ovvero controllo del territorio. E partiamo subito. La passiva si chiama chiamata del viandante e praticamente la presenza di Bard fa apparire delle campanelle sacre. Una campanella conferisce a Bard un breve aumento di velocità di movimento, esperienza e mana. La presenza di Bard spawna anche piccoli spiritelli chiamati Mippi, e quando Bard attacca un Mippo si lancia attraverso il bersaglio. Esso infligge danni aggiuntivi e poi scompare per tornare poi nel mondo degli spiriti. A mano che Bard raccoglie le campanelle, i Mippi che lo seguono aumentano per numero e potenza. La Q si chiama legame cosmico e praticamente Bard spara una raffica di energia spirituale linea retta, danneggiando e rallentando più il nemico colpito. E dopo aver colpito un nemico con legame cosmico, la raffica di energia continua alla ricerca di bersagli secondari. Se esso colpisce un muro, strisce il primo bersaglio. Se colpisce un altro bersaglio, strisce entrambi i bersagli. Praticamente lancia una catena simile a quella di LeBlanc che colpisce un bersaglio e lo trapassa. Il colpo che trapassa il bersaglio praticamente colpisce un muro o un altro bersaglio, entrambi vengono stunnati e immobilizzati. Ovviamente. La W è altare del custode, e praticamente Bard evoca un altare curativo che guadagna potenza per alcuni secondi. I campioni alleati camminano sopra l'altare, ottengono salute e un breve aumento della velocità di movimento. I nemici invece possono fermarsi un momento sopra l'altare per distruggerlo. Praticamente la W funziona come il kit di vita che c'è dentro all'Aram, e esso però può essere distrutto dai nemici. Ovviamente ci metteranno un po' di tempo, tipo il portale di Rek'Sai. La E è viaggio sismico. Praticamente Bard evoca un portale sul muro bersaglio. Il portale co conduce da una parte del muro e fornisce tutti i campioni alleati e non un passaggio a senso unico. Questo vuol dire che la E funziona come un portale di Rek'Sai, che però può essere utilizzato dal nemico e anche dagli alleati, ovviamente. Questo permette di fuggire, ma allo stesso tempo essere inseguiti. Questo comunque dà un vantaggio a entrambi, se non viene utilizzato correttamente, e può essere usato per trapassare i muri praticamente. La ulti, che secondo me è una cosa abbastanza figa, si chiama Destino Immobile. Praticamente dopo un breve ritardo Bard può entrare in stasi su tutte le unità di zona bersaglio. Praticamente funziona come una zonia e esso può prendere alleati, nemici, campioni, minion, mostri e torri. Praticamente blocca e rende immortali quelli che colpisce nel suo range. E praticamente questo ha, diciamo, un grande effetto di CC, anche se non so se sia utile nei teamfight, perché praticamente anche se tu stuni i nemici, sì, comunque possono essere, cioè sono immortali, quindi non dà nessun vantaggio alla tua squadra, a parte lo stun praticamente temporaneo. E sto praticamente immune a tutte le mosse, come vedete nel video, è immune pure alla ulti di Karthus, e può essere usata pure sui nemici, sugli alleati per salvarli dalle situazioni. E boh. Quindi, questo era Bard, ovviamente vi linko la pagina in italiano in descrizione. Praticamente, soggettivamente è davvero un bel champion, davvero bellino anche il design, che è quello stile di Studio Ghibli. E niente, se vi è piaciuto mi raccomando iscrivetevi e alla prossima.